Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Cosa della frase espressa male mi permetto di sollevare qualche perplessità, perché appunto oggi i giornali sono pieni di interviste in cui sostanzialmente reitera il messaggio. E per l'appunto anch'io credo che un sottosegretario alla sanità che sia negazionista sui vaccini non può semplicemente fare il sottosegretario alla sanità. Faccia qualcos'altro, mettetelo a fare qualcos'altro, ma un negazionista sui vaccini non può fare il sottosegretario alla sanità. Anche perché noi oggi non siamo definitivamente fuori dal Covid. Poi, lui dice carità, non sono un negazionista perché io sono vaccinato, quindi dice sono un farmacista, sì, sono però vaccinato. A domanda precisa, certo, abbiamo visto come ha risposto, quindi vuol dire che nega, quantomeno nega l'efficacia dei vaccini. Perché mi pare che poi insomma il confine sia quello. Però posso dire, quindi, no, secondo me lui rimanda tutto alla libera scelta personale, che è lo stesso concetto che noi abbiamo espresso, sì, dall'inizio, dopo, cioè ognuno che, deve però, essere libero di scegliere volta, se vaccinarsi o no. Una volta tanto dovete essere chiari con gli italiani, perché più dell'80% degli italiani si è vaccinato e l'ha fatto per proteggere se stesso, ma anche per proteggere gli altri. Allora dovete chiarire una volta per tutte la vostra posizione, perché se il primo atto che fa questo governo è reintegrare i medici Novax negli ospedali, tirando uno schiaffone a tutti i medici che invece che si sono vaccinati. Sarebbero stati reintegrati poche settimane dopo comunque. Però, capito, ma è un atto politico. No, però, cioè, è un atto politico. No, però mi permetto di fare una correzione. Medici, ma guardi, mi permetto di fare una correzione. Però l'incidenza guardi, però quello era... Il numero dei medici reintegrati... E dico appunto, per, grazie a Dio la gran parte dei, con due mesi di grazie anticipo. A Dio la gran parte dei medici si era vaccinata, quindi il numero dati alla mano è un numero che non ha risolto comunque quel problema lì, che è un problema oggettivo, Beh, il certo, problema degli organici però, all'interno degli ospedali è un problema in oggettivo più o in meno sarà ma meglio, non si risolve reintegrando i medici, perché il segnale che si è dato è di un bello schiaffo a chi si è fatto il vaccino, perché quei medici non possono stare a contatto con i fragili, peraltro io non mi farei mai curare da un medico negazionista che non si è vaccinato se dovessi entrare, se dovessi entrare in ospedale. Non quindi, due io anni dire, dopo, sì, ma c'è, due mesi dopo. Benissimo, ma peraltro potevano fare un provvedimento per estendere... Per fare due anni, faccio per, però al di là di tutto, se come primo provvedimento ti caratterizzi su questo, vuol dire deve che dovete chiarire la vostra posizione. Ma la posizione è chiarissima, io torno a dire. Allora, noi ne abbiamo fatto sin dall'inizio una questione di libertà e quello che dice Gemmato è, diciamo, l'interpretazione di quello che noi abbiamo sempre detto sino a questo momento. Cioè, si deve essere liberi di scegliere se vaccinarsi o no, quella è la frase. Se oggi non voglio essere tra i Novax e i Sivax, siamo qui senza allora leggiamo la risposta di oggi di Gemmato. Liberi a domanda di scegliere. Ha anche detto, chiede questa è Michele Bocci, Repubblica, che dice ha anche detto non cado nella trappola di schierarmi a favore o contro i vaccini, ma gli esperti sono tutti a favore, dice di non voler politicizzare il tema, ma in questo caso lo fa. Gemmato risponde: era un modo per dire non voglio discutere ora di vaccini, sono un sottosegretario di Stato e devo guardare ai problemi degli italiani, posso attardarmi su questo tema? Al netto del 90% dei vaccini si può parlare di ciò che non ha funzionato, come l'assistenza territoriale? De Leo, lui dice io volevo parlare di quello che non ha funzionato, che insomma... Io direi... Siamo comunque a novembre, con il Covid un po' in ripresa, fortunatamente con i vaccini, diciamo che forse il primo messaggio da lanciare è esattamente l'opposto, forse. Ma io direi...